Grazie Presidente, veramente la voglia mi è un po' passata di fare questo discorso conclusivo. Colleghi, per favore, colleghi, per favore, colleghi, onorevole Carra, onorevole Carra. Prego, ma la volontà di dare fastidio a chi mette in tasca ogni mese 12.000 euro fregandosene della gente che sta fuori è troppa. Soprattutto a chi è venuto qua oggi con il famoso trolley e l'ha messo da una parte sperando che ci fosse una velocizzazione dei lavori e che potesse questa sera tornare a casa propria. Beh, la felicità sta nel fatto che questa sera dovrà dormire a Roma e partire domani mattina, perché voi dovete stare qua, seduti, in silenzio a lavorare. Colleghi, 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 l'onorevole Castelli sta facendo il suo intervento e ha tutto il diritto di farlo. E non sto io a sindacare quello che dice e avete la pazienza di ascoltare se è necessario i restanti 9 minuti. Va bene? Prego, onorevole Castelli. Sì, grazie. Grazie per la libertà. Io vorrei cominciare dicendo che mi sono rimaste impresse anche, vabbè, a seguito delle parole dell'onorevole Marchi, quelle che sono state audite nei corridoi di questi palazzi qualche giorno fa. Il vice ministro diceva, voglio dire, quando uno parla pubblicamente si può ricordare e poi riportare. Il vice ministro diceva: si sa che durante una legge di stabilità qualche marchetta la devi fare, perché se no non si può fare la legge di stabilità. Allora è così, qualche marchetta bisogna farla, per forza, perché se no non si va avanti. È dichiarato da un vice ministro che si inorgogliva del fatto di aver fatto questo lavoro, perché se tu hai fatto questo lavoro lo sai bene che qualche marchetta la devi fare, se no non si va avanti. Ora, questo è il paese in cui ci troviamo, in cui un vice ministro in un altro paese, se avesse mai detto una frase del genere, sarebbe tornato a casa dalla vergogna. Questo invece è il paese del signor Nessuno. Ora, ovviamente qua dentro queste parole non danno nessun problema e non scuotono nessuna coscienza, ma io vi assicuro che fuori da qua la gente si arrabbia. E lo sapete bene, perché potrete continuare a comprarvi quello che volete. Signora Rotta, per favore. Comprarvi consenso, comprarvi voti, ormai anche questo è palese. Vi comprate i voti e non lo diciamo noi. Onorevole Castelli. Presidente, onorevole, mi piace, Castelli. Ma quando ci sono dei, sì, processi... Sì, però io la prego di rivolgersi alla Presidente. È così. Grazie. Sì, Presidente, io mi rivolgo a lei, perché... lei ha ragione, però quando a un certo punto in un paese si arriva che ci sono denunce, ci sono carte dentro le procure che dimostrano come alcuni partiti si comprano i voti, ora non si può stare zitti. Potrei fare mille esempi, ma li conoscete, quindi non li farò, perché li conoscete bene. Ora, se queste persone che fanno questo della propria politica hanno ancora il coraggio e la coscienza di venire qua, sedersi e decidere per lo sfascio di questo paese, decidere per un bilancio, una legge di stabilità malsana come quella che voi avete scritto, beh, complimenti, complimenti davvero. Io credo che siano state fatte fin troppe parole e questo è solo il secondo anno che vediamo con gli occhi di cittadini normali una legge di stabilità, ma io vi devo dire che lo schifo che noi proviamo ogni anno è immenso e questo, di questo noi vi ringrazieremo per sempre, perché il nostro stesso schifo lo possiamo portare fuori e quello schifo un giorno vi tornerà contro e non è una minaccia, ve lo assicuro, è solamente un augurio, come gli auguri di Natale che noi oggi vi facciamo. E allora forse è il caso che voi torniate un po' in fretta dalle vostre famiglie e cercate di guardarle negli occhi con la sincerità con cui guardate qua dentro i vostri colleghi. Onorevole Castelli, grazie. Lei si deve sempre rivolgere al Presidente, che sicuramente si deve rivolgere. Onorevole Crippa, lei stia seduto, sta parlando onorevole Castelli e il Presidente sta spiegando che deve rivolgersi al Presidente. Sta soltanto interrompendo l'onorevole Castelli. Onorevole Crippa, sia comodo. Prego, onorevole Castelli. Sì. Prego. Concludo perché immagino che queste parole siano un po'... No, altri 6 minuti, onorevole Castelli, 6 minuti, altri sì, 6 minuti. Sì, vabbè, ma sono un po' parole al vento, semplicemente perché non credo che questa Natale possa portare
un'area diversa dentro questo palazzo, dentro l'animo di quelle persone che per troppi anni sono state sedute qua dentro e hanno deciso in maniera strumentale per i propri interessi, opere come il TAV, opere come l'Expo, opere come il MOSE, hanno deciso di intrallazzare in quelli che sono gli affari di Mafia Capitale. Questo siete voi, e siete voi e non siamo noi. E questa è la cosa che va sottolineata, Presidente, che non siamo noi. Allora l'orgoglio di stare seduti in quest'Aula e poter dire che non siamo noi, lei probabilmente, Presidente, non lo capirà, però le assicuro che è fortissimo. Quindi... io credo che il nostro voto contrario non sia solo un voto contrario perché siamo l'opposizione, sia un voto contrario perché non possiamo accettare un modo come quello di lavorare come quello che abbiamo visto, che per carità era partito con tutti i buoni intenti qua alla Camera, ma poi l'istituzionalità ha rovinato più di quello che noi potevamo immaginare, nel silenzio totale, e le abbiamo provate tutte, ve lo assicuro, le abbiamo provate tutte, ma voi siete ciechi, siete sordi e un po' complici e collusi per quanto mi riguarda. Grazie. Grazie, è iscritta a parlare l'onorevole